trovatemi una serie su Netflix o su Prime che veicoli contenuti conservatori, che veicoli il diritto all'odio. Queste serie dicono esplicitamente che se tu hai un figlio gay devi pensare che è tuo figlio anche se è gay. Stai un po' suggerendo che tutto sommato questi prodotti culturali sono quelli che stanno facendo educazione sentimentale, e tuttavia, nonostante siamo così massicciamente in presenza di questo tipo di educazione sentimentale, continuiamo anche a produrre una società molto violenta, molto aggressiva, soprattutto appunto nei confronti delle donne. Alla fine parliamo più di un sentimento diffuso. È davvero così, diciamo, educata poi la nostra società? Veramente questi prodotti culturali sono stati in grado di educare? Se tutto questo non lo elabori, torniamo a quello che dicevi prima rispetto alla funzione del teatro nel mondo classico, che prevedeva anche questo momento, chiamiamolo pedagogico, ma in cui c'era una riflessione sociale, collettiva, degli spettatori in quel momento lì, in quel luogo lì. E quindi è un po' come se la produzione ci fosse, ma le persone non fossero così collegate a questa produzione. Ci sono comunque dei meccanismi di dissociazione, no? Le questioni che riguardano l'identità, soprattutto nelle serie TV, nelle piattaforme, che sono piattaforme globali per quanto con alcune differenze tra quello che viene reso disponibile in un paese o in un altro. Il discorso identitario poi non è che produca invece una società che effettivamente, come dire, anche empatizza, cioè sente, no? È toccata affettivamente e quindi politicamente da questo tipo di racconto, da queste narrazioni che pur sono così progressiste, quantomeno dal punto di vista identitario. Quindi il problema in realtà continua a prodursi, nel senso che sembra che si apra continuamente, che ci sia una possibilità, ma che in realtà crei continua dissociazione rispetto che identificazione, diciamo. Allora, cioè io ho un'amica in fisica che mi ha raccontato una cosa, un esperimento che hanno fatto in un'università americana, non ricordo quale, e hanno scoperto che facendo nascere dei topolini nell'acqua gelida, i topolini che nascono hanno paura dell'acqua, che i topi di loro non hanno paura dell'acqua ovviamente. I loro figli, la seconda generazione viene fatta nascere normalmente, quindi non in acqua fredda, ma quelli che nascono hanno paura dell'acqua. La terza generazione che viene fatta nascere normalmente non ha più paura dell'acqua. Noi siamo la terza generazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo più paura dei fascisti. Non abbiamo più paura dei fascisti, non abbiamo più bisogno del welfare. Sembra che si possa smantellare, perché il welfare è stato creato perché mai più quella roba lì. E quindi hai adesso questo è un momento in cui ci sarebbe ancora più bisogno di azione culturale. Però i politici e i giornalisti e l'informazione, eccetera, parlano la stessa lingua dei conservatori, quindi vincono i conservatori politicamente. In questa società di diffusione così alta di mezzi di comunicazione, boh, vedremo cosa succederà. Per la prima volta nella mia vita non andrò a votare, perché i ragazzi mi hanno convinto. Con quali motivazioni? Beh, ma noi dove siamo vicini a questa cosa? Dov'è che ci incontriamo con la politica? Mi fanno un discorso di democrazia più diretta, più partecipata. No, anche proprio di comprensione, cioè di condivisione. Di condivisione di realtà. Quando dici realtà condivisa non ti riferisci all'universo culturale. No, come si intendono le cose, no? Cioè i rapporti che loro hanno, cioè come funziona, cioè come si relazionano. Per esempio, io trovo che sessualmente sono molto più inibiti di noi, di noi quando eravamo alla loro età. Con tutto quello che diciamo, no? Con tutto quello. È così. E poi hanno un sacco di problemi. Noi ci arrangiavamo un sacco.
Io mai avrei parlato con mia madre o con mio padre delle ragazze che avevo, che mi lasciavo, così, mai. Oggi è tutto condivisissimo. Contrastano con quello che hai detto prima, cioè. No, è condiviso, ma non è detto che questo sia comprensione. Ma secondo me c'è una cosa che manca, cioè la sinistra non aggredisce i problemi delle condizioni materiali, cioè se finché fai solo quel lavoro legato alla visione culturale di emancipazione, ma non intacchi le condizioni materiali delle persone, della precarietà, del lavoro povero, è chiaro che poi la gente non va a votarti. E così sembra anche con il sentimento. Cioè, dove stanno le emozioni? Da dove provengono? Dalle serie TV? No, dalla realtà corporea che nessuno educa a sentire. E non dimentichiamoci che noi abbiamo avviato la rivoluzione sessuale, la liberazione sessuale. Il problema è che questo tipo di educazione sentimentale passa attraverso le serie americane che... Che però le serie americane più avanzate, è da lì che arrivano a volte dei messaggi illuminanti, cioè ci sono delle serie innovative incredibili che arrivano dall'America. Ma forse perché conosco la loro mente, perché sono stato tantissimo tempo negli Stati Uniti, però a me sembrano delle enormi operazioni commerciali. Queste mamme, poi ci sono le trame, sono sempre le stesse. C'è questo modo manicheo di vedere le cose, il bianco e il nero, gli sterniti. Io trovo che è stato importato anche tra i giovani, forse attraverso proprio le serie, che sono soprattutto americane. Anche questa roba qua che c'è sempre nelle serie americane, che bisogna dirsi tutto, bisogna dire sempre la verità, no? Che per certi versi è positivo, no? Se tu pensi che un politico non può dire, dici, no, ho bevuto il vino bianco, ha bevuto il vino nero, deve dimettersi, no? Questo, gli americani ce l'hanno sta roba qua e ce l'hanno anche nei rapporti personali tantissimo, per cui bisogna dirsi tutto. Io con i ragazzi parliamo, cioè pongono problemi, la fedeltà, tutte queste robe qua, ma esiste il non detto, esistono zone d'ombra, no? In cui vanno rispettate. No, non esistono. Sennò come fai? Mm-hmm. Ma, cioè, ma no, ma allora la fedeltà, ma allora tu devi... Beh, no, è proprio il contrario. È proprio il contrario. Quindi vedi che è un'influenza... Questa qui è l'educazione sentimentale, no? Cioè, è di nuovo la trasgressione della regola, cioè Antigone poi... Sì, va bene, c'è questa regola che è stata promulgata e che l'ha promulgata, quindi c'è una legge. Però si trasgredisce questa legge. E la poi... trasgressione delle regole non piace. D'accordo, ma Ismene glielo dice, gli dice, non glielo diciamo, lo facciamo e non glielo diciamo. No, e Antigone dice no, vai a dire, devi urlarlo. Gli americani sono d'accordo sempre con Antigone. Bisogna dire sempre la verità, tell the truth. È vero, per loro è proprio un comandamento. Sì. Ma che è vero, cioè, la regola è vera e si rispetta. Ci non è tanto nella nostra cultura italiana. Noi abbiamo la cosa del cattolicesimo, è molto c'è il perdono, la confessione. C'è la confessione e il perdono. Noi abbiamo il perdono che un po' ci ha aiutato a mitigare questa roba. Dice loro, no, questa cosa ce l'hanno meno.